In tutte le relazioni. Vorrei partire da una, così, da un piccolo fatto dell'altro giorno. Io lavoro con le coppie, quindi diciamo quasi tutti i giorni vedo coppie, famiglie, poi anche individui ovviamente che parlano della loro relazione, delle loro storie relazionali, e l'altro giorno arriva una coppia che mi racconta, ecco, stavamo già lavorando da qualche settimana sul tentativo di come dire, sentire e ricostruire un terreno di base nella loro relazione, perché molte volte le relazioni inciampano in problemi che non vengono né esplicitati né trattati né discussi, ovviamente non affrontati. E questi problemi, questi inciampi, come dire, creano da sassolini, a volte diventano piccole valanghe, piccoli massi, e alla fine, dopo un po' di tempo, dopo un po' di anni, le coppie si trovano in una piccola catastrofe o in un deserto, in una guerra, come dire, sotterranea che poi comincia ad esplodere. Quindi che cosa insomma, dobbiamo fare quando incontriamo queste coppie in difficoltà? Provare a vedere, intanto, a risalire al sassolino, a vedere il terreno di base, se è ancora possibile, intatto, sano, se si può costruire e ricostruire. E quindi vedere che cosa li ha messi insieme e che cosa li ha, diciamo, poi fatti divergere, no? Bene, con questa coppia stavamo lavorando su questo e, aspetta, con quel flash, scusa ma, ok, grazie, se no già tutti i fari delle macchine. Allora, arriva questa coppia che, diciamo, stava lavorando abbastanza bene e mi racconta, dice, ma venerdì abbiamo fatto sesso, perché era un po' di tempo che non lo facevano, una coppia, diciamo, che aveva già due figli, e che la sessualità, diciamo l'erotismo dentro alla loro relazione era calato e aveva lasciato il posto appunto alle incomprensioni e alle liti. Ah, dico, va bene, e quindi? E da lì comincia una, come dire, un piccolo scambio, perché lei dice, ma si guardano, lui gli toglie lo sguardo, poi lei guarda me e dice, ma io mi sono sentita sola. Al che lui, vedo che non se l'aspettava questa dichiarazione, perché è sorpreso, e allora reagisce e dice, ma perché chissà che cosa ti aspettavi? Ti aspettavi forse dopo tanto tempo di trovare di nuovo? E comincia una predica, no? Dico predica nel senso un discorso molto lungo, cosa ti aspetti tu, allora le tue aspettative sono state deluse, ma allora vuol dire che tu ti aspetti da me chissà che cosa, hai dei buchi, e a un certo punto dico, aspetta, si fermi, perché sennò diciamo, non perdiamo che cosa? Perdiamo il senso di una comunicazione dell'esperienza di questa donna. Ora, senza dire chi ha ragione, chi ha torto, perché non ha nessun senso in questi casi, ma che cosa succede in quel momento? La donna dice, mi sono sentita sola, e l'uomo reagisce come se fosse stato accusato, no? Che cosa ci dice questa cosa? Vabbè, tanto ci dice una cosa che noi uomini sappiamo bene, cioè quando una donna diciamo, si lamenta o dichiara un malessere o una, diciamo, un disagio, e noi come proprio tradizione, non so se è genetica o che, ma insomma alla fine ce la troviamo dentro, reagiamo come se non avessimo funzionato adeguatamente. No? Quindi da una parte l'uomo reagisce on-off, funziona, non funziona, noi siamo molto più semplici, no, delle donne. E qualsiasi lamentela, no, non sento più il romanticismo di una volta, dice la donna, noi pensiamo, non sono più quello di una volta, non sono più capace, lei mi sta dicendo questo, questo e quest'altro. Quindi qualsiasi, diciamo, dichiarazione di un disagio, di uno stato d'animo difficile, per noi è una dichiarazione di guerra. Intanto questo è il primo punto che
diciamo, è importante da sapere sia per noi uomini sia per le donne, che forse sarebbe meglio che, diciamo, acquisissero questo dato e quindi tarassero, cioè modulassero la comunicazione soprattutto in certi momenti. Ma non è questo in gioco, dopo magari parliamo anche meglio di questo, ma è in gioco una cosa, cioè l'uomo reagisce appunto come se fosse stato accusato. Cioè, come se fosse colpevole o inadeguato di qualche cosa. E qui viene un'idea fondamentale, cioè quella che rovina o disturba le coppie, le relazioni, parlo delle relazioni significative, in cui c'è in gioco una serie di sentimenti, no? Di impegni, di progetti, cioè io sarò felice se tu sarai o farai. Cioè c'è una sorta di legge di causalità tale per cui la mia felicità dipende dall'altro. Detta così uno dice, beh, è ovvio, no? Cioè, se voi adesso mi tirate i pomodori, io non sono molto felice, questo è chiaro. Ma l'idea che nella relazione d'amore io sono felice se tu fai o sei qualcosa di diverso, è un'idea che pone subito l'altro in una situazione di pressione. Qui siamo in un liceo, no? Quindi insomma, si insegna la filosofia. Nel 600 c'è stata una corrente, 6-700, una corrente di empiristi, Hume, Berkeley, che dicevano delle cose abbastanza stravaganti, no? Chi ha studiato un po' di filosofia forse se lo ricorda. Cioè dicevano, tutta la nostra realtà, l'esse est percepi, non so se magari vi ricordate, no? Dalle reminiscenze liceali, cosa voleva dire? L'essere è ciò che noi percepiamo. Questo cosa vuol dire per loro? Che tutta la realtà è ciò, che noi, è ciò di cui noi facciamo esperienza. Cioè la donna dice, io mi sono sentita da sola, esperienza, dato percettivo. Gli empiristi dicevano, tutto il resto è metafisica, cioè non ha senso. Che cosa è metafisica allora? La legge di causalità. Cioè, se... dicevano anche gli empiristi, se io butto un solido da qualche parte, questo rimbalza, non è che la causa sono io, è che l'abitudine di vedere questo tipo di situazione fa sì che io attribuisca al movimento la causa del movimento della palla. È stravagante questa cosa, perché non ci torna. Noi in realtà, per comprendere gli oggetti, i pianeti, il mondo naturale, abbiamo bisogno della legge di causalità, no? Ma anche in medicina, se prendo quella pastiglia mi passa il mal di testa, legge di causalità. Ma gli empiristi avevano probabilmente alcune ragioni più forti quando noi le applichiamo questa loro filosofia alla legge delle relazioni umane. Cioè, è vero che è causa mia il tuo senso di solitudine? Questo è un punto importante. È un punto importante perché depenalizza, potremmo dire in termini giuridici, alcuni comportamenti, alcune relazioni nella coppia. Cioè, se questa donna si è sentita da sola, l'uomo non ha avuto il minimo tempo di ascoltare da dove veniva per questa donna il senso di solitudine. L'idea è, bene, se ti senti sola è colpa mia, cioè io sono la causa dei tuoi sentimenti. Anche questo, magari uno dice, ma sì, è così, ma è così per una parte. Ma le coppie si ingorgano proprio nel momento in cui pensano in questo modo. Cioè la lite, il conflitto viene quando una persona pensa che l'altro sia causa del suo malessere o del suo benessere. E anche questo è abbastanza fuori dal senso comune. Cioè nella coppia si è così vicini, questo è anche vero, che se uno muove il gomito, è chiaro che se io urto lo stomaco di Lucia, Lucia sente una botta allo stomaco. Quindi è vero che l'estrema vicinanza fa sì che il movimento dell'uno corrisponda a un effetto sull'altro. Ma al tempo stesso, se questo uomo, come poi abbiamo fatto, si ferma e ascolta
che cosa dice questa donna, si accorge che sicuramente c'è una compartecipazione di questo uomo che era impacciato, nervoso, imbarazzato, dopo tanto tempo che non facevano l'amore, che non stavano insieme, e lui si sentiva, come dire, era troppo, si dice, nella testa e molto poco nell'esperienza del contatto con la sua compagna, con suo amore. Ma al tempo stesso questa donna, in quel momento in cui dice mi sono sentita sola, poi una volta che la ascoltiamo, lei comincia a raccontare di tutto un suo senso di solitudine che è strutturale nella sua vita, è qualcosa che le appartiene, è qualcosa che emerge ogni volta che le sembra di aver perduto la speranza e poi qualche cosa avviene, come il venerdì in cui dopo molto tempo loro riescono ad avere un contatto più intimo. E allora comincia a raccontare del suo rapporto con la famiglia, di quanto tempo era lasciata da sola a casa, di quanto lei poteva disperare, e quando era disperata, cioè senza speranza, si rigidiva, era chiusa, era fredda, era congelata e paradossalmente soffriva, cioè stava malissimo quando la mamma tornava. Ecco perché la prendeva a calci, ecco perché la rifiutava, no? Cioè aveva un comportamento paradossale, perché in realtà noi diciamo, beh, se sei stata tanto da sola e hai desiderato poi che l'altra persona tornasse, quando torna accoglila. Ma noi siamo esseri umani, non siamo animali. Quindi un animale magari lo farebbe, perché è molto più semplice, ma noi siamo più contorti. Gli animali, se hanno fame, mangiano, noi diventiamo anoressici o anoressiche. Cioè la nostra complessità è un fattore, diciamo, evolutivo importante, di grande ricchezza, ma anche di grande contorsione e di grande problema a volte. Quindi questa donna tocca che cosa? Un suo tema. Un suo tema che nulla ha a che fare con la presenza e il comportamento del marito, del compagno. Quindi qui vediamo l'empirismo, vediamo l'idea che non è detto che il movimento di uno produca qualche cosa nell'altro, sono abitudini, che la legge di causalità non esiste, che effettivamente se per esempio, prima Lucia, adesso posso baciare Maurizio, io posso sentirmi bene o male, benissimo o malissimo, imbarazzato o orgoglioso, eccetera eccetera, ma questo dipende da me, non dipende da lei, lo stimolo è uguale. Dunque abbiamo una legge nelle relazioni umane che si chiama di equifinalità, cioè di equicausalità, cioè uno stesso stimolo può produrre effetti differenti. Ecco perché nella coppia, per funzionare meglio, bisogna un po' separarsi al proprio interno, e questo è il paradosso di una certa visione della geometria delle relazioni. Separarsi che cosa vuol dire? Non necessariamente vedere l'altro come causa di ciò che sta accadendo dentro di me, ma, come si dice ormai diffusamente, provare ad assumersene di più la responsabilità, no? Quindi questo è un primo punto importante. Quando io vedo le coppie, aiuto le persone intanto a stoppare, a fermare le abitudini comunicative, perché quando una coppia è in una, diciamo, in una routine di conflitto, basta un minimo stimolo che attiva la stessa reazione, perché la persona ha un preconcetto, c'è una preconoscenza dell'altro, basta un piccolo stimolo, ecco adesso sì, per chiaro lei è così, fa così, o lui è così, eccetera eccetera, no? Quindi prima di tutto bisogna stoppare le abitudini, cioè mettere i bastoni fra le ruote alle coppie, bisogna sabotare la relazione. Mi rendo conto che per dirlo a San Valentino è impegnativo, appunto. Ma il sabotaggio di che cosa? Della routine comunicativa, cioè della tendenza a cadere nelle stesse azioni e reazioni, cioè nell'escalation solita.
e dire no, fermati a uno o all'altro, proviamo a ascoltare meglio e a vedere che cosa ci sta dicendo questa persona, soprattutto che cosa ci sta dicendo di sé. Ma qui viene un punto, diciamo, altrettanto importante, cioè se ascoltiamo questa donna ci racconta il suo dolore, la sua storia. La sua storia fatta di disagi, di diciamo incidenti evolutivi, no? Li chiamiamo. Come una coppia che ho visto un mese fa, in cui lui non sapeva che la moglie era stata, aveva avuto delle molestie, degli abusi, delle violazioni da bambina. E quello è stato un momento molto toccante, perché il marito ha cominciato a piangere, a dire io non lo sapevo. Un marito di 65 anni, ecco, non di 25, e dopo tanti anni di matrimonio, due figli, e dice ma perché non me l'hai detto? E dice perché non sapevo come avresti reagito. Che cosa dice con questa parola, con questa frase, non sapevo come avresti reagito? Che comunicare il proprio dolore all'altro non è facile. Questo immagino, dico una cosa banale, ma non è banale quando siamo in coppia con l'altro, in cui, diciamo, francamente, comunicare il proprio disagio, dolore all'altro è probabilmente una componente importante della relazione profonda, della relazione intima. E in questo caso, nel caso di questa coppia in cui la donna era abusata, si è creato un momento di grande, non so come dire, autenticità, sorpresa, come dire, una sospensione di paura anche, cioè e adesso che cosa succede? Sapete quante donne non dicono al partner episodi pregressi della loro infanzia in cui sono state violate, abusate o molestate? È quasi l'80% da una statistica. Vengono a dirlo in terapia, lo dicono magari a un'amica o l'hanno detto alla madre che poi non si sa come si possa essere comportata, ma dire questo può instaurare nell'uomo una reazione non completamente positiva, cioè di rifiuto. E qui ci sono varie diciamo, valenze a questo, può esserci la gelosia, il senso di confronto, una rabbia profonda che l'uomo non riesce a controllare, un giudizio profondo di svalutazione, no? Sei una donna, come dire, una poco di buono, ecco, per usare diciamo, una espressione antica ma morbida. E quindi le donne tengono per sé questo. Nel primo caso, quello non di abuso, quello in cui la donna dice mi sono sentita sola, una cosa diciamo molto difficile è per l'altro tollerare il dolore, tollerare il disagio. Non è facile, per esempio, vivere insieme a una persona che soffre costantemente, che soffre continuamente. Perché è ovvio, perché non è facile, ma non è facile neanche, come dire, accogliere la comunicazione di una storia dolorosa. E qui c'è un altro punto importante, delicato, della capacità e della forza relazionale, cioè della geometria in cui le forze sono intense, in cui le forze, i legami chimici, tra virgolette, perché è ovviamente una metafora, sono solidi. Perché costruire una relazione nuova deriva dal rompere una relazione vecchia. Non perché chiodo schiaccia chiodo, questa è un'altra questione, ma perché per costruire una relazione, diciamo, d'amore, di intimità, di progettualità con un'altra persona, equivale a fare, elaborare, costruire una separazione dalla, diciamo, dall'alveo materno, dall'alveo familiare. Anche questo può essere forse per qualcuno una banalità,
ma vi assicuro che in Italia questo discorso è molto importante, molto più importante per esempio in Italia, nei paesi mediterranei, che non nei paesi del nord, in cui le madri già da subito o da, diciamo, molto presto instaurano un rapporto di distanza con il figlio, maschio o femmina che sia. Non so se avete visto il film di Checco Zalone, in cui c'è una, diciamo, al di là del film o della pregnanza, insomma, della tematica, ma c'è questo Checco Zalone che a 38 anni vive ancora con la mamma e il papà, e quindi questi figli di padri nordici, questa donna, diciamo, emancipata, ridono perché dicono: ma come, a 38 anni vive ancora con i tuoi? Lui li guarda: beh, è normale, no, questo. E sapete cosa si dice, per esempio, in Brasile, una barzelletta, uno scherzo sugli italiani? Sapete perché Gesù Cristo era italiano? Perché solo una mamma italiana pensa che suo figlio è Dio. E solo un uomo italiano pensa che sua mamma è vergine, no? Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che dell'Italia si dice che gli uomini sono mammoni, no? Ma uomini e donne non cambia molto, perché comunque le mamme poi sono italiane, quindi hanno comunque uno stile che fa sì che, diciamo, ci si separi molto difficilmente. Voi direte: ma come? Ma stiamo parlando di unione e invece stiamo parlando di separazione. Anni fa ho fatto il testimone a un matrimonio in Abruzzo, no? E un caro amico, sono andato lì nel paese, e nella piazzetta, siccome lui e sua famiglia viveva di origine, vivevano in questa piazzetta, a un certo punto lui scende dalle scale, arriva lì, ci salutiamo. Sul terrazzino esce la madre, la quale prende un piatto e lo butta giù, era al secondo piano, lo butta giù, si spacca sul pavimento, sul suolo, insomma, della piazzetta, e comincia a piangere, c'è un pianto a dirotto. Io dico: per un piatto. Io proprio incolto, no, delle tradizioni italiche, penso che si sia rotto un piatto, no? Quando poi mi guardo intorno e vedo la gente che piange, capisco che è un rito di separazione del figlio dalla madre e del figlio dalla famiglia. Questo accadeva una decina d'anni fa, quindi non, diciamo, in 2-3 secoli fa, e tutto questo la gente era, poi ovviamente ridono, e poi diventa catartico, cioè diventa un fattore di gioia, no? E allora lì comincio a capire qualche cosa che magari noi abbiamo tralasciato, perché i riti sono importanti, i riti ci ricordano quello che è sepolto nel nostro inconscio, quello che è sepolto nella nostra anima. Cioè, per sposare una donna, adesso lo dico in maniera molto semplice, questo uomo deve separarsi dalla madre. Poi la domanda è: ma rompendo il piatto avviene veramente la separazione dalla madre? Questo è una domanda che lascio a voi, e anzi potremmo domandarla a quel mio amico, ma su questo, diciamo, domani ne parliamo al seminario, lo trattiamo in maniera più approfondita. Ma di base, per, diciamo, costruire una nuova unione, bisogna tollerare la sofferenza della rottura con quella precedente, e la rottura della relazione con la madre, con la famiglia, diciamo, è ovviamente molto forte, tanto che non tutti la fanno, forse pochi la fanno, no? Perché poi c'è un tentativo di continuità, no? La donna viene integrata dentro la famiglia, o l'uomo viene integrato, cioè non sempre avviene questo tipo di separazione, c'è una continuità, però dopo, quando c'è una eccessiva continuità, noi poi abbiamo di liti, suoceri, nuore, mogli, mari, insomma, eccetera, eccetera. Quindi questo ci dice che un fattore importante per costruire una forza di relazione è la capacità di tollerare la frustrazione, cioè di tollerare il dolore e la frustrazione che provoca dolore. La frustrazione che cos'è? È la delusione di aspettative che io posso avere inconsciamente, cioè implicitamente o esplicitamente.
Oscar Wilde dice una cosa molto carina, dice, sapete perché i matrimoni falliscono? Beh, lui era omosessuale, quindi era anche contento di questa idea, no? Ma lui dice, falliscono perché gli uomini sperano che le donne non cambino. Le donne sperano che gli uomini cambino. Cioè, se ci pensate, è vero. Cioè, l'ha detto un omosessuale che quindi da esterno vede le cose in maniera molto più lucida, no? È vero, perché l'uomo si fissa e molte volte quando vengono a trovarmi per, diciamo, con la consulenza, l'uomo dice, non è più quella di una volta. E sono 40 anni sono passati. Io non so. E gli uomini identici al loro stesso. E la donna dice, ho fatto tanto, non è cambiato. Allora, bisogna che noi ci mettiamo d'accordo e o modifichiamo le aspettative, poi diciamo, c'è anche una cosa carina in un film di Georg Fugger del 40, c'è una donna che si guarda allo specchio e dice, è da sola in casa e si tocca i capelli e dice, beh, noi donne quando vogliamo cambiare andiamo dal parrucchiere, gli uomini cambiano donne. E anche questo mostra una differenza profonda, no? fra i due sessi. Ora, senza entrare nel tema delle coppie omosessuali, perché lì è molto più semplice, ma anche molto più complicato, no? Perché bisogna ritrovare comunque i ruoli in qualche modo, ma noi vediamo che questa differenza è molto forte. E allora la differenza fa sì che le aspettative non possano venire sempre riempite, cioè soddisfatte. Allora la capacità di tollerare la frustrazione è fondamentale per poter rimanere nella relazione con l'altro. Attenzione che tollerare la frustrazione non vuol dire diventare masochisti. Se voi avete visto il film di Lars von Trier di molti molti anni fa, Le onde del destino, uscite che, non so chi l'ha visto qui dentro, ma pochi vedo, va bene, siete una tribù sana, forse ad Ancona non è arrivato, va bene, ma mostra come, in quel caso le donne, perché si vede che lui ha questo immaginario sul femminile molto particolare, avete visto Nymphomaniac, sempre di Lars von Trier, neanche quello è arrivato alla conferenza, però nessuno ammette di averlo visto, non so. E anche lì ovviamente abbiamo un immaginario molto particolare delle donne, ma ecco lì si parla di masochismo estremo. Ora, soffrire per, diciamo, uno spirito sacrificale non è quello che io intendo di come tollerare il disagio della frustrazione. Tollerare il disagio della frustrazione significa diminuire il legame di causalità. Cioè se tu soffri, non sono sempre io la causa, il responsabile della tua sofferenza. E voi direte, ma se uno mi fa del male? Sì, certo, questo è ovvio, ho detto parzialmente, io posso, o l'altro può essere causa della mia sofferenza. Ma una cosa molto importante per rendere più libera la relazione e rendere più liberi i partecipanti alla relazione è quella di diminuire il senso di causalità, il legame di causalità, e prendersi la responsabilità di una sofferenza interna eventuale, cioè di un disagio, di qualche cosa che è un appetito di vita, di cose della vita che non è sempre soddisfatto. E qui, diciamo, c'è il carico enorme delle aspettative sull'altro. Più noi carichiamo l'altro di aspettative, ecco quello che dice l'uomo, no, nella coppia di cui vi ho parlato, tu hai dei vuoti che vuoi riempire, eccetera, eccetera, lui dice il vero, ma non è sensato in quel momento perché è fuori contesto, ma quello che noi sappiamo è che più aspettative una persona mette nella coppia, più rischia di soffrire. E più rischia di soffrire, più rischia di avere conflitti e accuse reciproche. Ovviamente, come dicevo prima, bisogna tener conto della grande differenza fra uomo e donna. Limitiamoci a questo tipo di coppia. E nella differenza tra uomo e donna dobbiamo mettere proprio quello che dicevo prima, cioè l'uomo funziona per on-off maggioranza delle volte. Cioè sono all'altezza, non sono all'altezza. Oggi ero a un gruppo, stamattina, a un gruppo di
di terapia, sia di formazione ma insomma terapia alla fine, perché così funziona. C'era un ragazzo e una ragazza che hanno cominciato a discutere e lei era un po' arrabbiata con lui, perché diceva: ma insomma, tu non vuoi, non hai voluto e non vuoi parlare di quello che è successo, perché loro fanno degli esercizi di ascolto reciproco, quindi delle cose di, diciamo, per apprendere la consulenza terapeutica. Quindi si mettono in coppia e per un anno fanno una specie di, diciamo, psicoterapia, di simulazione della psicoterapia. E in questo tipo di esercizio, a un certo punto, la coppia si è rotta, non ha più funzionato. E la ragazza diceva: ma insomma, tu, quando io ti dicevo così, tu non mi rispondevi. Cioè, lui dice: ma non abbiamo finito, non abbiamo detto che non funziona e quindi interrompiamo. Sì, dice lei, ma perché interrompiamo? Io voglio sapere. E comincia a parlare dell'atteggiamento di lui, di lei. Lui la guarda e le dice: Madonna, quanti castelli ti fai tu, no? Allora io faccio notare che questa frase può essere vista in maniera svalutante da chi ascolta, ma adesso, al di là di queste sottigliezze, a un certo punto la ragazza si arrende e dice: ma insomma, ho capito che tu non ne vuoi parlare. Ecco, sono 3 mesi che te lo dico, gli dice il ragazzo. E dice: ma per me è inconcepibile. E lui dice: per me è normale, no? In quel momento questa ragazza si calma. Quando riesce a dire: per me è inconcepibile, e lui dice: per me è normale, in quel momento c'è una comunicazione chiara. Cioè lei comincia a vedere lui e lui si spaventa meno di tutto, perché poi noi uomini ci spaventiamo quando le donne vogliono elaborare, cioè diciamo: no, ma adesso non è ancora il momento, aspettiamo, cerchiamo, diciamo, dei momenti adeguati che poi evitiamo accuratamente. Ma sto generalizzando ovviamente, ma a un certo punto qui c'è una differenza accettata, vista, dichiarata, non accettata dopo, ma dichiarata, esplicitata e, come dire, concordata. Dunque, che cosa voglio dire con questo? Che il momento in cui entrambi si calmano, cioè escono dalla situazione conflittuale, è quando sono in grado di concordare sul disaccordo. E questo è il primo passo per una, diciamo, pratica di composizione dei conflitti, cioè per una pratica di scioglimento del nucleo terribile dei nostri conflitti relazionali. Il primo passo per andare verso una situazione migliore, che non vuol dire amarsi e andare d'accordo, ma vuol dire anche cominciare a tollerare e a riconoscere la differenza. Il primo passo è concordare sul disaccordo, cioè siamo d'accordo che questo è il nostro punto di disaccordo. Quando noi riusciamo a fare questo, e io cerco nella consulenza psicologica di costruire questo primo passo, cioè perché le coppie vengono che non sono nemmeno d'accordo su qual è il conflitto, non sono d'accordo su qual è il contendere. Quindi il primo passo è aiutare le persone a stabilire una sorta di convergenza, tanto per rimanere nella metafora geometrica, cioè di far convergere le persone, le due persone in questo caso, poi c'è anche la famiglia molto più complessa, sul fatto che è vero, come questo ragazzo e questa ragazza non sono d'accordo sul modo di concludere la loro relazione, in questo caso formativa. Quando loro cominciano a essere d'accordo sul disaccordo, cominciano a calmarsi e a guardarsi, e dunque hanno la possibilità di vedersi. Perché finché io non calmo la mia agitazione interna, non vedo l'altro. Cosa vuol dire non vedo l'altro? Vedo una proiezione delle mie aspettative insoddisfatte. Cioè non vedo l'altra persona, vedo una funzione che frustra le mie aspettative. Poi ovviamente può venire dal passato, viene da tanti altri, diciamo, momenti, ma solo calmandomi
cosa vuol dire calmandomi? Perché uno così dice, ma prendo un tavolo, no? Apriamo una piccola parentesi. Il nostro cervello è fatto di tre parti. La parte più profonda è il cervello, quello che viene detto rettile, quello che le donne ci accusano di essere, diciamo, focalizzati lì, no? E la seconda parte mediana è il sistema limbico, limbico perché sta in mezzo. E il sistema limbico è la parte del cervello deputata alla sopravvivenza. Cioè, quando noi eravamo attaccati dai mammut, cosa facevamo? Dovevamo fuggire. Quando ci attaccava un animale più piccolo o un altro uomo, magari attaccavamo. Cioè lotta e fuga sono le due reazioni fondamentali attivate dal sistema limbico. Il sistema limbico, di cui c'è una componente che si chiama amigdala e che è la responsabile della, diciamo, valutazione della quantità del pericolo, fa sì che se io incontro, per esempio, uno a cui devo 5.000 euro, cioè il carrozziere che mi ha portato la macchina, lo evito accurato, cioè fuggo, no? Metto in atto attraverso il mio sistema limbico la fuga, non lo picchio perché dopo devo pagare anche i danni, quindi la lotta non è diciamo contestuale, non è efficace, la fuga meglio. Se voi incontrate per strada qualcuno che vi minaccia, sono in due o tre, che cosa fate? Vi attaccate? No, fuggite, cioè scegliete. Ma è il sistema limbico che decide che noi siamo in una situazione di grande pericolo. E il sistema limbico è cablato, si dice, costruito per sopravvivere alle minacce di morte dell'organismo. Quindi, quando qualcuno ci attacca, ci critica, ci minaccia, il sistema limbico non distingue molto fra mammut e la monte. Non perché abbiano forme simili, ma per a volte, ma adesso San Valentino dobbiamo essere, ma viceversa, insomma, perché l'uomo così peloso non è un cinghiale, no? Anche se ovviamente, certo, quando russiamo possiamo ricordare questo tipo di animale, ma perché il sistema limbico non comunica con l'esterno, cioè è la parte in mezzo del cervello. Che cosa comunica con l'esterno? I lobi, diciamo le cortecce, i lobi prefrontali delle nostre cortecce cerebrali, che monitorano, insomma fanno una scansione del mondo esterno. Quindi il sistema limbico, quando c'è qualche cosa, un suono, un odore, uno spostamento d'aria, cioè un frammento sensoriale che eccita, ma anche la stessa parola, il tono di voce, lo sguardo, certe posture, capite? Cioè quando l'altro nella relazione diventa per il mio sistema limbico minaccioso, che cosa succede? Il sistema limbico si attiva. Io comincio a entrare in una forte attivazione di lotta per la sopravvivenza. E si distacca, si disconnette sensibilmente il lobo frontale. Sapete cosa vuol dire questo? Che io non vedo più il mondo esterno, io vedo vagamente delle cose che mi minacciano. Ovviamente vedo che davanti c'è Giovanni, Riccardina, eccetera, eccetera, ma li vedo vagamente perché sono rapito dal mio sistema limbico. Allora l'amigdala, che appartiene al sistema limbico, fa un vero e proprio rapimento, come dire, energetico, e finché io sono sotto l'influenza del senso di minaccia profonda, io non posso vedere l'altro e soprattutto non posso fare quella cosa fantastica che ci serve per risolvere o affrontare i conflitti, che è mettermi nei panni dell'altro. Solo quando io, dopo aver concordato sul disaccordo, riesco a mettermi nei panni dell'altro, io posso cominciare a integrare i punti di vista. Ma se c'è un mammut, voi vi mettete nei panni del mammut, è difficile, perché per sopravvivere dovete stare profondamente nei vostri panni.
se siamo in guerra e arriva un nemico con il fucile, noi non possiamo pensare chissà come si sentirà questo nemico ad avere me davanti, avrà o no voglia di spararmi? Però finché noi facciamo questo tipo di ragionamento, ovviamente lui ha già sparato, no? E anche perché se adesso per esempio entra un animale feroce da lì, o c'è il terremoto, c'è le corna, vediamo se sia il terremoto, voi che cosa fate? Tirate fuori il macchinino per misurare quanti gradi della scala Mercalli è? O andate via? O vi nascondete, non so, sotto il pianoforte, che ne so, o sotto gli stipi della porta, che so che ci sono queste istruzioni. Ovviamente agite. Sapete perché agite? Perché il sistema limbico ha disconnesso il lobo frontale. Cioè, quando c'è un pericolo molto forte, il sistema limbico si disconnette tutto il resto e funziona da solo. Quindi lotta o fuga, cioè lotta per la sopravvivenza. Voi direte, ma cosa c'entra? C'entra perché nei momenti in cui nelle famiglie si raggiunge un livello di intensità conflittuale molto alto, c'è per tutti i partecipanti la tendenza a disconnettere il lobo frontale, cioè non vedono più l'altro, e allora si attacca o si fugge. Quando noi attacchiamo e fuggiamo per anni, noi abbiamo creato una spaccatura, una scissione nella relazione. Quindi la geometria ha un gap, le linee sono interrotte. Allora il nostro lavoro, il mio lavoro, è quello di calmare il sistema limbico dei due partecipanti, per far sì che smettano di vedere l'altro come un mammut e comincino e possano cominciare a mettersi nei panni dell'altro per integrare il punto di vista, cioè vederlo. Infatti io consiglio sempre di non discutere dei problemi della coppia quando si litiga. E la gente dice, ma come? Cioè, stiamo litigando per questo, dovremmo discuterlo, no? Voi dovete solo separarvi in quel momento, fare una doccia, una passeggiata, cioè non continuare la discussione. La discussione va ripresa quando i vostri sistemi limbici sono più calmi, cioè quando l'altro non vi sta minacciando. Minacciare ovviamente per un essere umano non è più, Dio a parte certi femminicidi, no? Di cui si sente parlare, però diciamo la stragrande maggioranza dei conflitti di coppia avvengono per le parole, no? Per i comportamenti, non per le minacce, diciamo, di morte vera. Ma io dico sempre, mi raccomando, prendete, quando siete in buona armonia, vi sedete e dite, bene, adesso parliamo di quello di cui eccetera eccetera eccetera. Ovviamente loro mi dicono, ma come, è un raro momento in cui stiamo bene. Questo è vero, ma se non lo facciamo lì, non abbiamo, cioè diciamo che facendolo lì noi aumentiamo iperbolicamente le percentuali di buona di successo della nostra discussione. Dunque questo è il quarto. Poi loro, la coppia, deciderà che cosa fare. Ovviamente nessuno gli manda i carabinieri e li costringe a parlare dei loro problemi nei momenti in cui finalmente sono stati un po' tranquilli. Però noi sappiamo che poter affrontare i problemi, le discussioni, cioè la differenza, perché questo è il punto, poter vedere, tollerare, accettare e anche magari, ma questo è diciamo una cosa utopistica, vedere come ricchezza la differenza, può accadere solo quando io non mi sento minacciato. Dunque l'idea di base è: io cercherò di discutere con l'altro evitando le parole, i comportamenti che lo possano far sentire minacciato. E se io comincio a sentire rabbia, mi domando, mi devo domandare che cosa mi ha messo in una situazione di senso di minaccia. Perché nessuno, credo, è incazzato a priori.
ma credo che al 90%, meno che non ci sia un disturbo neurologico, qualche cosa di fortemente pregresso, ognuno di noi è, diciamo, stimolato dal senso di minaccia a reagire. Come reagiamo quando il sistema limbico si attiva eccessivamente? Con la lotta o con la fuga? In realtà c'è un altro sistema per, diciamo, parare le ostilità. È un sistema più colloso, diciamo noi, perché lotta o fuga, detto in inglese fight or fly, no? Scappa o combatti, ma c'è un altro sistema che viene detto in inglese tend and befriend, cioè curati dell'altro e diventagli amico. E allora qui abbiamo un altro modo di, come dire, ammorbidire l'ostilità, cioè di curarci dell'altro. È un altro modo, è un modo diverso. Ma fa sì che a volte le persone che vedete in giro, non avete mai notato certe persone che sono profondamente altruiste, enormemente generose e accudiscono il mondo intero, no? Buono, perché se li capitiamo a tiro qualche cosa ci fanno di buono. Ma queste persone a volte erigono, costruiscono questa modalità che diventa viene dalla parola tenderness, cioè tenerezza, no? Dolcezza, cura, e poggiano questo tipo di atteggiamento su una profonda paura di essere minacciate. Non è male reagire in questo modo, per carità, perché comunque è del bene, ma non fa molto bene a queste persone. Non fa molto bene perché diventa una cura compulsiva dell'altro. Quando io vengo chiamato dalle cooperative sociali e da tutta una serie di realtà che producono relazioni d'aiuto, perché queste sono relazioni fondamentali, a volte mi chiamano per, diciamo, mi chiamano anche in molte ASL per, diciamo, affrontare e comporre dei conflitti devastanti che sono fra i partecipanti di queste cooperative, di queste ASL. Una parte del mio lavoro, oltre che ripulire la comunicazione, eccetera, eccetera, ma è quello di andare a domandare, non in maniera così esplicita, ma di esplorare le motivazioni per cui una persona si è messa in testa di aiutare gli altri. Ora, io dovrei star zitto, no? Per cui, ma proprio perché non sto zitto, proprio perché anche per me si è trattato in questi 30 anni di lavoro, di aiuto dell'altro, di arrendermi all'idea che una profonda paura che mi ha portato a questo tipo di pratica e di lavoro è stata la paura dei conflitti. Avendo io vissuto da bambino in una famiglia altamente e intensamente conflittuale, quindi io ho cominciato ad avere il mio sistema limbico, ma queste sono cose che so negli ultimi anni, al momento ovviamente io non le sapevo, sapevo solo che ero teso, che ero nervoso, no? Mi dicevano sei nervoso, per forza, se io avessi raccontato quello che vedevo e ascoltavo in famiglia, come minimo diventavo nervoso. Quindi che cosa succede? Che io per paura dell'ostilità, per non, diciamo, toccare mai il livello dei conflitti con me, con gli altri o dei conflitti degli altri, io ho cominciato a sviluppare un lavoro, una professione che cerca di ricomporre i conflitti, che cerca di calmare le persone, perché questo è stato il mio bisogno profondo fin da ragazzino, da bambino. E questo corrisponde a quello che vi ho detto prima, tend and be friend. Cioè diventa comprensivo. Noi psicologi abbiamo una deformazione professionale perché ci incazziamo poco, no? Se uno ci pesta il piede, diciamo Madonna, chissà, forse l'ho messo sotto io al suo per sbaglio, no? Oppure, questo se sono proprio fracchia, ma se sono semplicemente uno fantozzi, uno psicologo, dico ma forse lui aveva bisogno di scaricare la sua aggressività, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, che cosa succede? Succede che per, diciamo, ammansire il conflitto, io poi
do una cura e una comprensione eccessiva. Allora, tutto questo non fa bene alla coppia. Molte volte io vedo delle coppie in cui uno dei due è padre o madre dell'altro, ovviamente in maniera simbolica, non diciamo genetica, non è che l'ha partorito, no? Ma molte coppie cominciano a funzionare così, cioè uno si affida all'altro come se fosse un genitore e uno si sente, come dire, orgoglioso, pieno, perché nutre, perché allatta l'altro, oppure lo sostiene, secondo se è un ruolo materno o paterno. Queste coppie possono durare in eterno perché sono complementari, perché proprio lì c'è una soddisfazione dei bisogni reciproci. Ma quando nasce un figlio, queste coppie sono profondamente a rischio, perché dopo c'è la competizione fra i due figli, quello simbolico e quello reale. E allora quello simbolico, moglie o marito che sia, non è importante, entra in competizione col figlio reale e comincia a lamentarsi che il genitore, quello simbolico, si occupa del figlio reale. Ecco che allora vengono da me perché piano piano si sfilacciano. Finisce l'intimità e cominciano a produrre una serie molto forte di conflittualità. Ecco che allora il nostro lavoro è quello di andare alla radice dell'incontro e mostrare come l'incontro fra queste due persone, 15 anni fa, 10 anni fa o 20 anni fa, è avvenuto sulla base di un carico eccessivo di aspettative reciproche. E queste aspettative sono finite perché è nato un figlio vero. La geometria della coppia, che era funzionale fino a quel momento, si è dissolta, si è incrinata. Ecco che dobbiamo ricomporre una geometria. E che cosa succede? Succede che quando andiamo a, diciamo, a toccare l'origine di quel tipo di geometria, noi dobbiamo andare a toccare il dolore delle persone di nuovo, cioè perché qualcuno cerca un genitore e qualcuno cerca un figlio in una coppia. Guardate che un po' c'è sempre, attenzione, questa cosa è, come dire, nelle coppie complesse che durano da molto tempo c'è una complessità di aspetti, non è che c'è la purezza della relazione, non esiste, è assolutamente un'utopia, ma cercare fortemente il genitore nell'altro o cercare fortemente la persona più giovane dal punto di vista simbolico, perché magari ha anche 20 anni di più, ma questo non c'entra, perché non ha a che fare con il simbolismo di ruolo, vuol dire che dobbiamo, i due, diciamo, partner devono cominciare a riprendersi in mano, cioè a riguardare un po' la propria origine e le aspettative frustrate della loro vita dal punto di vista individuale, cioè devono a quel punto togliere l'aspettativa di benessere dall'altro e riguardare la propria situazione di disagio antico. Ecco che questo è un passaggio molto difficile, perché è più bello e più semplice dare la colpa all'altro, uomo o donna che sia, non è assolutamente, e in questo c'è la pari opportunità, siamo uguali in questo senso, no? E poi cambiano solo le modalità. Ecco che, come ultima cosa, possiamo dire che la durata, la forza, la felicità e il benessere di una coppia deriva dalla capacità della coppia di tollerare la frustrazione dentro, ma soprattutto di cominciare a tollerare la propria frustrazione, tale per cui diminuisco drasticamente le aspettative che carico sull'altro. Quando riusciamo a fare questo, la relazione si alleggerisce. Allora la geometria diventa una geometria leggera, una geometria fatta di magari tante linee, ma linee che non si contorcono, linee che non si sovrappongono e che non si mistificano l'una e con l'altra. Per fare questo uno dirà: ma come si fa? Beh, ognuno lo fa a modo suo, ogni coppia, diciamo, cerca di farlo a modo suo. Anni fa noi abbiamo messo in piedi un'associazione che si chiamava Cantieri Matrimoniali, no? Come per dire che accoglievamo le coppie come le navi, no? Che vanno nei cantieri per essere
risistemate, un restyling, una sistematina, una giustatina, anche lì noi avevamo messo in piedi un'associazione per fare questo. Cioè le coppie hanno bisogno, tutte le coppie, ovviamente pensate, diceva nelle affinità elettive, che una coppia dura di media 4 anni. Dopo 4 anni bisogna riguardarsi in faccia e ridecidere di voler stare insieme. Va bene, 4 anni è un termine, diciamo così, generico, ma è vero questo, no? A un certo punto ritornare all'origine, ma perché io e te ci siamo messi insieme? Che cosa ci ha attratto, ma anche che cosa abbiamo evitato di toccare di noi mettendoci insieme? Quindi è un po' deludente, magari è un po' difficile, è un po', diciamo, fastidioso, ma è quello che produce la salute nella relazione. Io vi ringrazio.